85esimo giorno di guerra in Ucraina e prosegue l'offensiva russa soprattutto in Donbass. Ieri sera missili e bombe nella zona di Donetsk, 10 civili uccisi, tra questi anche 2 bambini. Ma l'avanzata di Mosca procede a rilento, come ha detto anche il premier Draghi questa mattina in Senato, con l'Ucraina che in alcuni casi è passata anche al contrattacco, soprattutto nell'oblast di Kharkiv, dove le truppe di Kiev hanno riconquistato diversi villaggi. Continuano anche le incursioni di Kiev oltre il confine, ennesimo attacco aereo nella zona di Kursk. È più a sud che la Russia riesce invece a consolidare posizioni e guadagnare terreno. Kherson, Melitopol e adesso anche Zaporizhzhia, dove c'è la centrale nucleare più grande d'Europa, rischia di finire interamente nelle mani di Mosca. Mariupol intanto ormai è caduta, dopo la resa di gran parte dei soldati ucraini che resistevano all'interno dell'acciaieria Azovstal. Sono stati quasi tutti evacuati e adesso sono sotto la sorveglianza dei russi. Kiev punta a portarli tutti a casa sani e salvi attraverso uno scambio di prigionieri, ma Mosca parla invece di processi e condanne. All'interno dell'acciaieria sarebbero rimasti alcuni comandanti e un manipolo di irriducibili del battaglione Azov. Ma ieri sera, intorno alle 21, secondo fonti militari russe, si sarebbe arreso il vice comandante, il primo alto in grado a consegnare le armi.